Evidentemente bravo, bravissimo, anzi, diciamo pure il migliore, visto che si è appena portato a casa la Coppa del Mondo della sua spettacolare disciplina sportiva. Ma il 25enne meranese Omar Visintin, stella del gruppo sportivo dell'esercito, specialista dello snowboard cross, non è soltanto, si fa per dire, l'unico atleta italiano ad aver vinto una coppa di una specialità invernale in questa stagione. È anche un ragazzone sorridente e simpatico, con il quale è sicuramente piacevole conversare. Omar, raccontaci un po' di te. Come sei arrivato a questa disciplina sportiva? Ma diciamo, questa disciplina sono arrivato anche un po' per caso. Ho iniziato a fare snowboard molto presto perché mi piaceva, ho visto questo sport nuovo e ho iniziato a fare snowboard. Poi piano piano sono entrato in queste scuole, in questi camp, diciamo, di allenamento, e anche lì per caso sono arrivato a provare lo snowboard cross e mi sono innamorato, sono rimasto lì. Sei il fresco vincitore della Coppa del Mondo di categoria. Com'è andata e quali sono state le tue emozioni? Le emozioni sono forti. Vincere una Coppa del Mondo, diciamo, per un atleta vuol dire quasi di più di vincere una gara singola come le Olimpiadi, perché vuol dire essere forti per tutta una stagione. Però è anche una cosa abbastanza dura e faticosa. Adesso che è finita la stagione, diciamo, sono abbastanza alla fine e voglio riposarmi. E a proposito di Olimpiade, tu sei stato a Sochi, com'è andata? Sono stato a Sochi, ma non è andata come doveva andare. Diciamo, ero uno dei favoriti e sapevo di poter far bene. Poi sono caduto perché mi sono toccato con un altro avversario, ma comunque sono cose che succedono e la vita va avanti, ci si rialza e avevo ancora altri obiettivi, diciamo, di fine stagione. Omar, per concludere, quali sono i tuoi programmi e i tuoi impegni futuri? Beh, adesso sicuramente mi godo questa coppa e queste vittorie che ho avuto quest'anno, con un po' di festicciole in giro magari, e poi si rinizia ad allenarsi. La stagione per allenarsi è lunga e comunque ho visto che allenarsi tanto fa bene e porta ad ottenere grandi risultati, quindi il prima possibile inizio ad allenarmi per il prossimo anno.